E dunque, siamo arrivati alle semifinali. Andata Madrid-Chamartin B Juventus, il Real Madrid di PES contro la Juve. Formazione ormai scontata, così ormai dalla Juve, sempre quella, ma diciamo che abbiamo ottenuto grandi risultati finora in questa Coppa dell'Elite Europea. Finora, tutte vittorie e un solo gol preso contro l'Atalanta sul 2-0 a Bergamo. Oggi ovviamente sarà importante tentare di fare gol vedete, questo è lo stadio del Madrid Chamartin B, l'estadio Alfredo Di Stefano, casa del Madrid Chamartin B, soprattutto è anche del Real Madrid vero in questo finale di stagione. Iniziata. Subito pressing della Juve che prova a portare ovviamente pressing alto. Carvajal, poi il recupero di Bonucci che prova a mettere in movimento subito Cristiano Ronaldo, il grande ex del Real Madrid, anche se qua ricordo che è Madrid Chamartin B. Cross di Ronaldo facile per Areola, invio a cercare Eden Hazard, Modric, Carvajal, Isco. Sbaglia tutto Isco, palla recuperata e data a Bernardeschi, punta Sergio Ramos, Sergio Ramos lo ferma, pulito ovviamente, poi palla recuperata ancora da Bernardeschi che vede il movimento di Dybala, Modric, una grande chiusura di Modric, la Juve lotta su ogni pallone, ancora Dybala, la larga per Ronaldo, sbagliando ancora, non proprio un Dybala al meglio in queste ultime partite, Bonucci. Dybala gira per Bernardeschi, un pallone pessimo di Paolo Dybala, peccato. Ma partita vera, partita. Attenzione, brutto errore di Areola che la butta su Sergio Ramos. Bernardeschi in mezzo, sbaglia tutto. Poteva essere sfruttata meglio questa occasione, questo errore clamoroso di Areola. Palla dietro a cercare Sergio Ramos che rinvia. Sventagliata Alexandro, palla presa da Luka Modric, che la gira subito per Carvajal. Asensio, palla dentro, cercare Benzema, bravissimo Matisse de Ligt, che allarga ancora per Bernardeschi, vediamo adesso la Juve che prova a girare, sbaglia ancora, un altro pallone, Juve che sbaglia troppo in fase di impostazione, palla per Areola che adesso rinvia. Partita che alla fine non ha ancora visto grandi occasioni, qualche disattenzione del Real come in questo caso che regala 1-2 facile tra Bernardeschi e Dybala. Bernardeschi ce l'ha sul destro che non è il suo piede, vince comunque il contrasto, la dà a Cuadrado che può buttarla in mezzo, fa una roba schifosa, Dybala la trova lì, clamorosa chiusura di Modric, cosa si è mangiato Paolo Dybala ragazzi, incredibile davvero, guardate, bravo Bernardeschi a vincere il contrasto, la dà a Cuadrado, la butta in mezzo, errore qua di difensivo di Ramos, Modric è semplicemente portentoso su Paolo Dybala. Grande, grandissima occasione per la Juve sprecata. Ora Areola coi pugni, palla che arriva in zona Alexandro. Alexandro mette giù, l'appoggia per Matuidi. La Juve ha tutto il pallone tra giocatori che non è che siano proprio forti nel tiro. Palla per Dybala, Areola. Tra l'altro forse era anche fuori gioco, l'arbitro lascia continuare per la regola del vantaggio. Finisce il primo tempo tra Madrid Chamartin e Juventus 0-0. Questo risultato ovviamente vantaggia più il Madrid Chamartin della Juve, Juve che ha avuto l'occasione con Paolo Dybala divorata letteralmente, forse talmente inaspettata che è stato veramente lento a caricare il tiro. Bernardeschi, Dybala cerca Ronaldo, non è una brutta idea, è lunga però il pallone e Areola la blocca senza troppi problemi. Adesso ovviamente il Madrid prova a ripartire, bravissimo Bentancur qua. Bentancur sbaglia un altro pallone. Poi Ronaldo va a pressare. Areola qua. Ma scusate, era retropassaggio. Incredibile, vabbè. Errore ancora del Real. Bernardeschi cerca subito Cristiano Ronaldo. Ottima chiusura difensiva. Diciamo che il Real si sta veramente difendendo bene. Io dico Real anche se è Madrid Chamartin B ufficialmente. Però parliamoci chiaro, è Real Madrid di PES. Palla rinviata. Bentancur, Dybala,
Dybala, Ronaldo. CR7. CR7, ottima giocata per Adrien Rabiot. Prova il cross Rabiot verso Bernardeschi, che ovviamente non ha nei suoi standard il colpo di testa. Palla rinviata, ancora nessun cambio, forse ci sarà la prossima interruzione. Juan Cuadrado, grande subito sterzata. Poi palla per Bernardeschi, la difende anche bene, la dà Matuidi, prova il cross Matuidi verso Dybala, Areola senza troppi problemi. Bravo Matuidi a tenerla viva, poi Ronaldo, palla tirata veramente male. Ed ecco i cambi dunque, la Juve che cerca il cambio decisivo, si tende veramente, si spera, qualcosa di... Così dico, qua il tiraccio veramente di Cristiano Ronaldo. Rinvio di Areola. Bonucci. Matuidi. Bella questa giocata di Higuaín subito, è la prima. Ma è subito una gran giocata. Higuaín. Higuaín! Eccolo il gol che sblocca il match! All'estadio di Stefano ha segnato il Pipita! L'uomo in più di questa fase finale, il grande ex Gonzalo Higuaín, che gioca golf alla Pepe, direi. Grande, grandissimo gol di Gonzalo Higuaín qua. Già da questa giocata qua. Poi Ronaldo, ancora Higuaín, dribbla Ramos e scarica un sinistro terribile che ricorda un suo gol nella realtà contro la Roma. E la Juve segna un gol pesantissimo in vista del ritorno a Torino. Una partita che la Juve ha fatto fatica a sbloccare. Ma attenzione, perché adesso Higuaín mette in moto Ronaldo. Ronaldo, Ramos, esce male. Poi Areola, mostruoso. Era uscito male Ramos dalla marcatura e Ronaldo era riuscito ad appoggiarlo in porta. Questa era un'altra grandissima occasione per la Juve. Bisogna dire che il Madrid adesso ha un po'. È un po' staccato la spina, ha accusato il colpo qua, incredibile l'errore di Ronaldo, proprio davanti a Areola, pallone dentro, Ronaldo cerca una sponda, è travolto, per l'arbitro è tutto regolare. Prova a tenere alta l'azione la Juve, ce la fa finché non arriva Luka Modric, attenzione che può far ripartire Rabiot. Bravissimo Rabiot, palla lunga a cercare ancora l'esterno, Alexandro. E adesso ancora il Madrid c'è Martin che gioca, fallo forse qua di Bonucci, sì. Rabiot si mette davanti, ma la palla passa. C'è un contatto. Chiedono l'uscita di Szczęsny che arriva. Tiene il pallone, poi c'è Szczęsny. Poi rinvia. Risultato troppo prezioso per la Juve, che non chiude tutto, ma che sicuramente ipotizza che la Juve possa fare un bel risultato. Alexandro intanto arriva al cross. Sarà l'ultima azione della partita, anticipato da Douglas Costa, che ovviamente è tutto meno che un saltatore. Finisce qui, la Juve vince all'estadio di Stefano, stadio Alfredo Di Stefano, l'andata della semifinale della Coppa dell'Elite d'Europa per il Madrid Chamartin. Un risultato bruttissimo, proprio perché adesso obbligherà il Madrid a fare due gol a Torino, cosa molto difficile. Noi, io vi do l'appuntamento per la semifinale di ritorno, vedete, partita comunque molto equilibrata. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento per la semifinale di ritorno. Fino alla fine, forza Juventus, ciao!